Accanto a me Alessandro Gandini del Servizio Territorio Rurale della Regione Emilia-Romagna. Allora, che cosa prevede questo accordo tra Regione Emilia-Romagna e INAIL sulla sicurezza in agricoltura? Prevede un piano complessivo di interventi, tra cui anche questa ricerca per adeguare dei trattori che quando sono stati prodotti e venduti non avevano degli accorgimenti tali da salvaguardare il conduttore del trattore dal rischio di ribaltamento. Noi abbiamo, utilizzando delle risorse messe a disposizione dall'INAIL, scelto una gamma di modelli tra i più rappresentativi presenti sulla nostra regione. Su questi abbiamo selezionato 500 modelli tratti dal registro degli utenti macchine agricole, nostro regionale, e i primi 40 modelli sono stati oggetto della nostra ricerca, per cui statisticamente possiamo rappresentare più di metà del parco macchine, diciamo con più di 10 anni alle spalle, presente sulle nostre campagne, che comunque rappresenta il 60%, può avere progetti esecutivi, indicazioni su come montare questi dispositivi, indicazioni sul costo di queste trasformazioni e eventualmente anche qualche riferimento di ditta che può fornire queste attrezzature, ovviamente su richiesta. Lei parlava degli ultimi 10 anni, perché il 1999 è stato un po' un anno di svolta per queste attrezzature. Come mai? Perché è stata recepita dall'Italia una direttiva comunitaria sulle attrezzature di lavoro, il decreto legislativo 359 del 1999, che ha reso obbligatorio anche la prevenzione dai rischi di ribaltamento sulle attrezzature di lavoro semoventi con operatore a bordo. Voi avete realizzato quindi su 40 modelli, dei circa 40 modelli, poi per similitudini possiamo arrivare a 80 mezzi, esatto, degli opuscoli, giusto? Sono queste le produzioni che avete fatto. Che cosa c'è in questi opuscoli? Per ora abbiamo fatto un estratto, no, su 12 modelli. Su questi opuscoli c'è tutto quanto serve all'agricoltore, all'officina, al commerciante per rendere a norma il trattore agricolo, ovviamente riferito a quel tipo di modello, relativamente al rischio ribaltamento, che è il rischio che necessita della maggior quantità di interventi anche dal punto di vista economico. Per quanto riguarda questi opuscoli, dove si possono trovare, chi può utilizzarli? Dunque, gli opuscoli li abbiamo ovviamente stampati in quantità limitate per questo convegno. Comunque tutte le informazioni, non però riunite in un'unica pubblicazione, no? Ma sono reperibili sulla pagina Sicurezza in Agricoltura del nostro portale tematico Hermes Agricoltura. Tengo presente che io comunque sono a disposizione e rispondo via email a eventuali richieste fatte utilizzando l'indirizzo di posta elettronica presente sulla pagina che le ho detto. Un'informazione molto importante: gli agricoltori sono obbligati ad adeguare queste macchine? Sì, certo. Una cosa voglio dire, proprio dal punto di vista economico, riuscire a rendere a norma una trattrice agricola rende commerciabile questa trattrice agricola, magari dandola indietro al commerciante in cambio di una trattrice nuova, cosa che senza questo adeguamento non è possibile. Per cui, dal punto di vista economico, l'investimento per l'agricoltore per adeguare la sua trattrice, in una buona parte dei casi, compensa molto e viene molto compensato dal valorizzazione del bene che a questo punto, una volta adeguato, può essere rivenduto. E poi si rispetta la legge. Però la legge io la do per scontata. Questi altri discorsi invece di tipo economico andrebbero valutati molto attentamente.